Giuseppe Marco Triggiano, già amministratore unico di Sirmione Servizi, negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie della opportunità che mi date di chiudere questo periodo di collaborazione con Sirmione Servizi per ringraziare e per riconoscere alcune positività che molte persone hanno portato, certo, in Sirmione Servizi. Allora, ricordiamo, lei è stato presidente di Sirmione Servizi, poi ne è diventato amministratore unico e poi adesso da qualche giorno, no, mi pare, insomma, è passato in altre mani, ci si stanca anche, insomma, è anche giusto che uno si riposi a un certo punto, mi pare, o no? Sì, ci sono naturalmente periodi in ogni azienda in cui è necessario costruire e sviluppare una serie di fondamentali che poi vanno lasciati a chi questi fondamentali deve continuamente, direi in futuro, plasmare, modificare, implementare ulteriormente. Allora, io adesso le voglio chiedere cosa è stato. Questa è una puntata di ringraziamento, abbiamo capito da lei, dalle parole che ci ha detto prima di andare in onda, però le vorrei chiedere una cosa fuori programma, mi perdoni. È stato molto interessante avere un chimico, lei è un chimico, no? A dirigere un'azienda come questa. Tante volte appunto si ha un po' la sensazione che magari quelli che danno alcune disposizioni non sappiano completamente quello che stanno facendo. Lei come è una buona domanda, perché mi consente di dire come è nata la mia direi collaborazione con Sirmione Servizi. Proprio come chimico io ho partecipato alla progettazione dell'impianto di potabilizzazione di Sirmione, quindi un impianto è fatto di meccanica, è fatto di edilizia, ma è fatto di processi, soprattutto di potabilizzazione. Io sono il progettista, insieme al collega dottor Melchiorre sono stato il progettista nel 99 di questo, quindi un chimico che si avvicina alla città di Sirmione attraverso un fondamentale come l'acqua potabile. La conoscenza quindi con l'allora direttore Daniele Fasolo, al quale io prestavo consulenza dal punto di vista gestionale, mi ha portato ad essere chiamato in servizio, diciamola così, dall'allora sindaco Alessandro Mattinzoli, era il 2015. Entrato naturalmente in Sirmione Servizi dovetti lasciare la mia collaborazione per non avere un conflitto di interessi e quindi prendere in mano una azienda, perché di un'azienda si tratta, seppur partecipata, che doveva interpretare i bisogni e gli indirizzi che il comune di Sirmione voleva portare avanti e quindi soddisfare bisogni di questa città. E questa fu la prima scommessa. Io venivo sì da direzione in aziende o direi di comparti di aziende multinazionali, ma una multiservizi che ha 16-17 aree di attività voleva particolare impegno. Le cose si sono sviluppate in maniera positiva, ultimo sindaco Luisa Lavelli, tuttora in carica, con i quali sindaci ho sempre avuto un rapporto di fiducia e un rapporto costruttivo. Questo ha consentito alla società Sirmione Servizi di affrontare delle scommesse veramente impegnative, facendo crescere il proprio personale in termini sia di competenza che di partecipazione al lavoro, così da creare una squadra molto importante. Eravamo 25 a quel tempo, credo che in questo momento gli occupati siano circa 85, compresi gli stagionali. Quindi ecco spiegato, un chimico che ha però, attenzione, un vantaggio culturale. Il chimico parte dall'analisi per arrivare alla sintesi e questo lavoro è un lavoro di analisi della funzione del valore che si va a verificare e in funzione delle circostanze ambientali e dei criteri di scelta va a portare a termine dei progetti e poi li sviluppa, li controlla e quanto altro. Ecco, questa è in breve la storia. Ecco, esatto.
potremmo andare avanti per giorni a parlare di, fare anche esempi, cose di questo tipo qua, ma non lo facciamo perché non c'è assolutamente il tempo. Però com'è stato quindi fondamentalmente? Si è sviluppato? Allora guardi, una città come Sirmione che ha caratteristiche territoriali di un certo tipo, ma oltretutto che è una città fra virgolette consumata dal turismo, ha bisogno di servizi, puntuali e strutturati in maniera tale da non scontentare chi arriva, ma per altro verso di rendere sempre sicuro l'ambiente e il territorio. Una delle cose che ha coinvolto molto le associazioni, nel caso di scuola l'associazione degli albergatori e ristoratori, fu quella della definizione di un parcheggio, il famoso grifo parking, che soddisfacesse alla necessità dei clienti che arrivavano da fuori con la macchina e che la potessero parcheggiare fuori dal centro storico per essere poi trasferiti verso gli alberghi. E su questo si lavorò molto, qui l'amministrazione comunale si diede veramente fece una grossa scommessa e ci affidò il progetto. Io posso qui ricordare e ringraziare l'ingegnere Margherita De Angeli, direttore generale delle Terme di Sirmione, perché nel tempo è stata l'utente o il cliente che ha costantemente utilizzato dei nostri servizi in numeri piuttosto elevati, così come tutti gli altri albergatori del centro storico che decisero di sollevare il cliente dall'impegno di trasferirsi all'interno del centro con le proprie vetture. Questo fu uno degli esempi. Sì. Eccoci. Sì. Che non è così anche lì una cosa scontata. L'albergatore teme che se gli dice ai clienti c'è la macchina fuori, oddio, quello non viene, da me non viene più nessuno. Però c'è stata una risposta, e sa da chi? Innanzitutto dagli utenti, cioè dai clienti degli alberghi. Naturalmente a loro ha fatto eco anche quella proprio degli albergatori, che hanno chiesto naturalmente migliorie e quant'altro, ma l'indirizzo che il comune ha portato alla Sirmione Servizi, che ha realizzato il servizio, è un esempio di buona analisi e di buona sintesi, per ritornare alla chimica. Esatto. Viva il basket delle ragazze, sì, va bene, ok. Viva il basket delle ragazze, cioè, comprende questo messaggio? Non conosco tutte. Noi ci occupiamo della palestra, cioè noi, io non sono più, non me ne occupo più, ma comunque è quello che si dice, è un'abitudine. Sì, ci occupiamo della palestra in termini di apertura, chiusura, pulizie, ma non di organizzazione. Invece, se mi è consentito, vorrei dare una risposta a quei cittadini di Sirmione e anche a qualche consigliere di Sirmione che mi aveva posto una questione sulla allora l'ingresso di Sirmione Servizi con il proprio acquedotto in acque bresciane. Sì, glielo volevo chiedere. Sì. Era questa una questione che non ha mai avuto una risposta molto chiara. Questa è un'occasione brevissima. Perché Sirmione Servizi, il comune di Sirmione con il proprio acquedotto, è entrato in acque bresciane nella fase in cui questa veniva costituita. Qui siamo, vado a memoria, il 23 giugno del 2016, ecco, questo è il momento in cui si comincia ad operare per creare il servizio idrico integrato. Ma qualcuno dice: peccato, potevamo tenerci l'acquedotto. Qui devo rispondere che c'è un decreto legge, che è il numero 152, i numeri si fanno un po', ma questo bisogna dirlo, 152 del 2006, che imponeva la creazione del servizio idrico integrato, cioè a rarefare questa perdita, questa dispersione di capacità, per creare delle società che potessero gestire il servizio idrico integrato in maniera attenta, professionale, economicamente valida e dal punto di vista della qualità altrettanto valida, sotto che cosa? Sotto il controllo di ARERA, che è l'autorità delle reti, eccetera. Qual è stato il vantaggio del comune di Sirmione e di Sirmione Servizi di entrare socio in acque bresciane? Socio di minoranza, perché i grandi soci sono AOB2 di Rovato, Garda 1, la provincia, eccetera. Che l'acquedotto di Sirmione in questi anni è stato arricchito
della sostituzione dei quadri elettrici di comando e di potenza, è stato arricchito di due nuovi ozonatori per spese che valuto intorno ai 500-600 mila euro, e soprattutto l'impegno di Acque Bresciane di creare una nuova presa d'acqua a est dell'isola, della penisola di Sirmione, per compensare il rischio dell'attuale unica presa a lago con un'unica vasca. Anche questo lo feci io, questo progetto lo passai ad Acque Bresciane, una spesa intorno a 1,5 milioni, 1,8 milioni di allora. Quindi vedete, Acque Bresciane significa anche avere un sostegno tecnico ed economico e gestionale di queste opere. Ultima cosa e poi mi taccio: questa operazione consentì di creare in Sirmione un ufficio clienti con dipendente che proveniva da Sirmione Servizi, con due operai assunti da loro e con un aiuto attuale di Sirmione Servizi. Questo ufficio, che è praticamente in piazza Virgilio, ha soddisfatto moltissimo le utenze non solo di Sirmione ma anche delle cittadine limitrofe, perché hanno trovato un luogo di facile accesso con personale che dà delle risposte immediate e non rimanda a un call center che tante volte non soddisfa il bisogno, o meglio ancora, che blocca addirittura la possibilità di interloquire. Ecco. Assolutamente. Ecco, questo è il punto che io volevo chiarire. Grazie. Esprimendo tutta la solidarietà per chi lavora nel call center, che se ne sente dire ogni giorno chissà quante, però obiettivamente, assolutamente, mille volte meglio. Non mi sono messo nei panni di chi opera il call, mi sono messo nelle panni di quell'anziano il quale non ha dimestichezza, anche non anziano, che si sente la segreteria telefonica che va avanti e ha difficoltà magari di esprimere il suo bisogno, la sua necessità, il suo reclamo. Va lì invece e trova una persona e comincia a parlare. Sarà un modo vecchio di affrontare le cose, perché il mondo cambia, ho capito, ma non è che tutti i cambiamenti siano positivi. È un modo pratico. Non è mio. No, ma chiunque abbia avuto a che fare con il call center per un qualche problema sa che ha ragione. Il modo è questo, insomma, quello di Sirmione Servizi. Allora, ci fermiamo un attimino con Giuseppe Marco Trigiano, già amministratore unico di Sirmione Servizi. Ci troviamo tra un paio di minuti. Sport. Arancio Nero, studio di comunicazione, vitamine creative per la tua azienda. Siti web, grafica. Con Giuseppe Marco Trigiano, che è stato fino a pochissimo tempo fa l'amministratore unico di Sirmione Servizi. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Lei voleva esprimere diversi ringraziamenti, l'ha fatto obiettivamente, in particolare nei confronti di due sindaci. Lo spazio è suo, mi dica lei, poi dopo le leggo anche i messaggi degli ascoltatori. La premessa è questa: chi prende un impegno come quello che io ho voluto assumere non fa solamente direzione aziendale, ma deve anche raccordarsi con le associazioni, con le persone che in quel territorio operano a diversi livelli. Io ho avuto un magnifico rapporto con il comandante Ognissanti, comandante della stazione dei carabinieri di Sirmione, con il comandante della polizia locale Mauro Fezzardi e, come ho già detto prima, con il direttore generale di Termini di Sirmione, l'ingegnere Margherita De Angeli. Ma la mia attività era correlata a che cosa? Ai sentimenti, agli incontri, alle richieste, alle critiche delle associazioni. Avevo già citato l'associazione degli albergatori e dei ristoratori, che ringrazio per la schiettezza ma la cordialità del rapporto, altrettanto con le associazioni sportive, con i commercianti, gli artigiani. Come vede, gestire una multiservizi significa proprio contattare anche coloro che questi servizi ricevono e per i quali naturalmente versano quote di sostegno attraverso le tasse, attraverso la tassazione, eccetera eccetera. Ma chi più ha dato aiuto alla nostra attività è stato il pubblico. Il pubblico, che con attenzione e mai in maniera offensiva, ma sempre in maniera partecipata,
ci segnalava i disservizi, soprattutto nell'ambito dell'igiene urbana, che, come voi sapete, è materia assolutamente, come si può dire, difficile ma anche complessa, come l'abbandono dei rifiuti, oppure la perdita di qualche percolato, oppure un servizio che in una zona non veniva ritenuto sufficiente. Ma tutto questo ci ha impegnati a migliorarlo, questo servizio. Quindi nessun passo indietro, nessuna reprimenda a coloro che si rivolgevano a noi. Quando ci hanno riconosciuto di aver ottemperato o di aver risolto le loro richieste, era veramente per noi un momento di gioia, sia personale che per tutto il mio personale. E ecco qui vorrei concludere, certo. Il personale di Simeone Servizi è cresciuto insieme alla mia esperienza, perché voi sapete che non si nasce imparati, scusate il participio passato, ma bisogna giornalmente acquisire, elaborare e poi decidere. Ecco, il mio, tutte le persone che hanno collaborato con me, dal settore delle manifestazioni al settore delle energie elettriche, illuminazione, parchi e quanto altro, ha lavorato sempre con passione, ha fatto emergere le proprie competenze e quando c'era qualche richiesta o qualche bisogno da soddisfare, nessuno si è mai tirato indietro. Quindi grazie davvero alle utenze, ai cittadini, ma ai miei collaboratori, ed auguro al futuro di Simeone Servizi, non dico di procedere su questa traccia, perché non ho questa non voglio essere così presuntuoso, ma di non dimenticare il passato, perché è sulla tradizione che si costruisce il futuro. Grazie. E poi comunque lanciamo un appello anche per delle faccende domestiche eccetera. Se non vi riesce un risultato, chiedete al chimico, magari fate l'opposto di quello che bisognerebbe fare. Dopo, fuori onda, le spiego un episodio che mi è venuto in mente. Allora, lì dicono anche, tra l'altro, stavo guardando, tra l'altro, ecco sì, lei ha parlato dell'igiene urbana. Possiamo spiegare, vabbè, lei adesso non è più amministratore unico, però comunque quando passano i camion della nettezza urbana o i vari furgoni eccetera eccetera alle 6 del mattino, non è per rompere le scatole, ma è perché dopo ci sono i turisti, ci sono, prima la gente dorme, cioè bisogna... Allora, ve lo ricordate quello che dicevamo ogni tanto? Nulla si crea, nulla si distrugge, e tutto si trasforma. Tutto benissimo, fatto proprio questo principio, la igiene urbana, la raccolta di rifiuti, raccoglie rifiuti silenziosi, mediamente rumorosi e molto rumorosi. La fra carta molto, silenziosa, fra i vetri. Molto, ci sono i vetri. Allora, due sono le possibilità. O ogni utente prende le sue bottiglie di vetro e le porta non so dove nessuno ascolta, oppure le raccoglie e le porta nei contenitori che dovranno essere pure svuotati. Esatto. Allora, potrebbe essere un'idea prendere i contenitori e portarli in aperta campagna, svuotarli e tornare indietro. Tutto è possibile, ma tutto ha un costo e anche una ragione. Come Fantozzi quando si martellava il dito che scappava. Vabbè. Allora questo è un aspetto che può dar fastidio. Gli orari vengono proprio studiati per dar meno fastidio possibile. Il centro storico è una cosa, è la terraferma. Esatto. Esatto, va anche detto che noi italiani, non solo parliamo solo di sirmionesi, abbiamo avuto per decenni le campane di raccolta dei vetri e la maggior parte di noi buttava le bottiglie assieme a tutto il resto nel cassonetto e non usava campane di vetro. Forse avessimo usato, non avremmo il portaporte, cioè avremmo... Allora, il problema è il vetro. Poi la decisione su portaporta piuttosto che sulla raccolta differenziata con contenitori all'esterno è sempre aperta. Sì, sì, il centro storico è portaporta. Ma come ho detto, vorrei fare un passo indietro rispetto a questa materia, che so comunque, questo sì posso dire, è di costante attenzione da parte del responsabile del servizio, che è il perito Lorenzo Rossi, assistito anche dall'uomo delle spese, Luca Bisignano. Allora, per fortuna che c'è questo messaggio, perché volevo ricordarlo anch'io, volevo dirle che grazie a lei il Museo della Pesca è andato a termine, perché non dimentichiamoci anche questa grossa operazione del trabocco di Punta Gro, tra l'altro, che è stata un'operazione di salvataggio dell'ambiente. Allora, la decisione politica aspetta alla sindaca, aspetta al comune.
la operatività è stata seguita da noi, sotto naturalmente, non dico controllo, ma con la, una discussione sempre aperta con l'amministrazione, soprattutto con l'assessorato, certo, che si occupa di questo. Presidente Marco Trigiano, il suo lavoro alla Sermone Servizi è stato eccellente. Ancora qua dicono perché gli asfalti con le scuole, cioè con l'apertura delle scuole. Vabbè, questa è una questione politica, penso che. Che casomai lo chiuderemo al sindaco, insomma. Grazie presidente, per me lei è stato un grande presidente, tra l'altro amministratore unico, che è di più dopo. Allora, Sirmione Servizi è diventato grande grazie a, anche grazie a lei, appunto. Quindi sì, è vero, avete fatto tantissimo, anche le manifestazioni, sì, o le organizzazioni. Grazie ai nostri, ma anche alla qualità, questo voglio risottolineare, alla qualità del rapporto con gli assessorati. Sì. Tra l'altro lei è stato amministratore, presidente prima e amministratore unico dopo, in un periodo di transizione di Sirmione, perché da comune prettamente estivo è diventato un comune aperto e frequentato tutto l'anno anche. Questo va ricordato, cioè, assolutamente. Andiamo indietro di 20 anni, a Sirmione da novembre non trovai più nessuno. No, camminavi in un paese fantasma quasi. Allora, lei ha incrementato dei servizi indispensabili verso i turisti e verso i cittadini con professionalità, dice anche. Grazie. Poi ancora Marco Trigiano, il merito di portare i turisti negli alberghi verso il Grifo Parking è sua, e appunto ricordiamo 12 mesi all'anno, tra l'altro. Sì. Vorrei un inciso: ho vissuto questa esperienza come fossi, oltre a essere un manager, questo era il mio mestiere, come fossi un cittadino di Sirmione, ma non residente a Sirmione, figlio di Sirmione. Ecco, questo volevo dirvi, che è un ringraziamento per il vostro apprezzamento. Allora, la raccolta rifiuti in centro lei l'ha modificata al meglio, è vero, avete anche comprato quella bici elettroassistita, per esempio col bidone, no? Poi ancora, sono un sirmionese puro, ho avuto il piacere di conoscerla sia sul piano lavori che anche di amicizia, lei è stato un grande ed è una grande persona. Grazie. Non grazie, è firmato, detto, quindi detto, non sappiamo chi è. Detto no? A un 83enne, tutto questo fa piacere. Se lei non lo dice nessuno se ne accorge, perché sa benissimo che... mi confesso anch'io ogni tanto. Proprio ieri c'era una trasmissione, non mi ricordo, no, assolutamente, in cui si parlava dell'età biologica, sa che l'essere umano ha un'età di 120 anni almeno, per cui ragazzo. Guardi, sì. Fino a quando il buon Dio mi permetterà di fare uno più uno e di avere ancora il piacere di incontrare le persone, tutto questo andrà avanti. Poi il datore di lavoro, quello là, deciderà lui, lui ha i suoi programmi. Lì apriremo un altro che chimica. Allora, siamo in chiusura, noi non possiamo fare altro che ringraziare il dottor Marco Trigiano, chimico, già amministratore unico di Sirmione Servizi. Come chiudiamo? Che Tempo Radio in questi anni mi ha dato la possibilità di comunicare in maniera corretta, in maniera puntuale, del lavoro che Sirmione Servizi portava avanti. E poi ringrazio anche della simpatia personale che mi è stata riservata. Grazie, grazie. Buon lavoro a voi. Grazie.